Senti Marcello, com'è nata la tua passione per la stereologia? Da una vecchia ricerca fatta alle scuole medie. Abbiamo aggiunto degli articoli, uno fra questi qui presente, in un grande libro che si chiama Viaggio nel cuore di Cagliari. In questo libro sono riportate tutte le cavità, alcuni dei reperti che sono stati trovati all'interno di queste, tra cui un'anfora che noi abbiamo consegnato al Museo di Cagliari. Viaggio nel cuore di Cagliari, così si intitola il libro inedito di Marcello Foastri, un libro che parla delle più importanti cavità sotterranee, in cui sono mostrate numerose fotografie di grotte e cavità presenti proprio sotto i nostri piedi. Sotto le strade in cui camminiamo ci c'erano preziosi sotterranei. Tutto questo si potrebbe trovare all'interno del libro scritto da Marcello Polassi, 18 anni e da 7 anni speleologo. Okay. Il libro è giusto citarlo perché le persone che sono appassionate di speleologia e comunque interessa conoscere la storia della Sardegna anche attraverso i siti che andiamo a visitare, esiste un libro, ci piace pubblicizzarlo perché è di Marcello che ha appena 18 anni, ha già fatto un libro. Vabbè, a 50 cosa farebbe? Chiediamole ai ragazzi gli speleologi. No, niente da dire. Siete scesi nelle cavità di Cagliari e state scrivendo un libro, ce ne parlate? E poi Cagliari, viaggio nella città sotterranea. Marcello Polas è un ragazzo che mi pare che non è ancora 20 anni, vero? No. Ecco, allora, perché qui hai fatto delle schede molto essenziali, ma molto... 700 siti scientifici. Sì, appunto a 700 cavità, speriamo di vederne almeno la metà, almeno la perché metà. Tutte sono, sono veramente tante. Io ti mollo il microfono, ma okay. Solito. Sì. E facci strada. Allora, come promesso la settimana scorsa, siamo venuti al primo appuntamento con la nostra galoppata sottoterra nei meandri della Cagliari sottoterra, underground, proprio underground. Marcello Polastri, che tra l'altro è anche autore del libro Cagliari, viaggio nella città sotterranea, 700 cave censite, sì. Non è poco. Poi abbiamo Roberto Coparoni, che è di Tu Vigei Du Vite, associazione Amici di Sardegna. Amici di Sardegna. E Diego Scala. E noi con questi andremo in questa prima cava sotterranea, poi la prima posizione vedremo delle altre. L'interesse di questa cavità è in pratica racchiuso, cioè perché è intersecato un tratto di acquedotto romano che giungeva da Caputaco in La Massarcia proprio dopo ben 49 km di percorso sotterraneo. In questo momento qua siamo esattamente alla fine di via Falzarego. Sotto via Santa Vendrace e poi sotto il canyon artificiale proprio. Okay. All'incirca in zona di via Vittorio Veneto, di fronte via Vittorio Veneto.